Tua risposta mi è molto utile per introdurre la domanda successiva, ovvero quando è che l'ansia adattiva diventa patologica? Ovvero qual è la distinzione tra ansia adattiva e appunto disfunzionale? Allora, adesso io non voglio dire quella cosa che dicono tutti, un po' perché non mi piace essere ripetitivo, però il concetto è che tutti dicono: ah, l'ansia, ovviamente devi fartela mica, non è necessariamente un tuo ostacolo. Beh, vallo a dire ad un ansioso, cioè, No, certo. cara grazia, cioè, come dire, l'acqua è bella, è qualcosa di gradevole, ti serve per bere e poi anche nuotarci, vallo a dire che sta negando. Cioè, è Certo. difficile non far vedere la Il situazione lato positiva. positivo. Cioè, nel senso, diciamo questo, che l'ansia diventa disadattiva, quindi potenzialmente patologica, nel momento in cui noi iniziamo a percepirla come un ostacolo e non come una risorsa. Cioè, una persona che vive una condizione di ansia, di attivazione, impropriamente definita di ansia, migliora o perdura, un lavoro, prettamente prestazionale, che è facilitato, favorito da questa attivazione. Cioè, faccio un esempio. Banalmente, io adesso sto parlando con te e con le 218 persone che vedo online, no? È chiaro che allora c'è un minimo di attivazione in questo, okay? Certo. Per cui se io fossi spaparanzato sul mio divano, probabilmente non è che non ho le funzioni cognitive per articolare un discorso, però magari non che adesso mi stia uscendo bene, però potrebbe uscirmi peggio, okay? Nel senso che potrei magari essere non sufficientemente concentrato per poter organizzare un discorso di senso compiuto, magari Certo. anche comprensibile a chi non è del settore. Quindi un minimo di attivazione è funzionale, che poi questo lo vogliamo chiamare ansia, lo vogliamo chiamare in mille modi diversi, insomma. C'è un certo grado di attivazione. Questo grado di attivazione ovviamente non è disfunzionale, cioè è funzionale a ciò che sto dicendo, ok? O meglio, è funzionale al tenermi minimamente attivo anche di testa per poter fare un discorso di senso compiuto. Se adesso quest'ansia in qualche modo diventasse troppa, cioè quindi, non so, mi si impasta la bocca, inizio a confondere le parole, inizio ad andare in affanno, mi sento tutto intorpidito, eccetera, è chiaro che diventa disfunzionale, cioè diventa disfunzionale perché Certo. io non riesco più ad essere prestazionale, non riesco più a raccontare quello che sto pensando e cosa sto dicendo, ma magari mi incespico, magari perdo il filo del discorso, magari, e quindi poi insomma uno dice: beh, ma questo parla d'ansia o soffre l'ansia? Poi una non esclude l'altra, ovviamente. Però Certo. Certo. insomma questo è il concetto. Quindi quando diventa patologica? Nel momento in cui la persona lo vive come un problema, cioè come un ostacolo, ok? Questo ostacolo è estremamente soggettivo. Questo ostacolo può essere apparentemente insignificante per molti, può essere un problema enorme per altri. Faccio un esempio anche qui semplicissimo. Provo a pensare ad una persona che si trova in difficoltà a parlare in pubblico. Io mi trovo di fronte ad un discorso, magari non ho neanche sintomi particolarmente compromettenti, ad esempio non ho la bocca impastata, ad esempio non ho la sudorazione, non mi trema le voci, non faccio fatica a respirare, però divento paonazzo, ok? Il diventare paonazzo magari non aiuta, ok? E questa cosa non fa altro che agitare ulteriormente, preoccuparmi ulteriormente e andare ad inficiare la mia prestazione. Quindi un'altra persona magari diventa paonazzo e se ne frega completamente, dice: vabbè, sono io, insomma, così mi agito, sì, sono un po' agitato, ci fa solo battute e così andiamo avanti. Ecco, questo è assolutamente soggettivo, ok? C'è chi se ne Assolutamente. preoccupa, chi invece ne è completamente incurante. L'ansia diventa disfunzionale nel momento in cui è un ostacolo e non un promotore alla prestazione. Detto questo, dove si origina, perché si origina e come si innesca, no? Cioè tutto questo meccanismo potenzialmente patologico. È chiaro che, come mi piace sempre dire, noi siamo l'insieme delle esperienze che abbiamo avuto, esperienze che sicuramente trovano la loro origine nell'infanzia, che poi la loro evoluzione e connotazione e anche praticità e concretezza nella vita adulta, in quello che facciamo. Quindi sicuramente
il tratto ansioso, come tutti i tratti, come la maggioranza dei tratti che abbiamo, viene coltivato già dalle esperienze precoci che noi abbiamo. Okay? Quindi è molto verosimile che una persona, ansiosa abbia, o collochi le sue radici ansiose nella famiglia di origine, nella mamma ansiosa, nel papà ansioso, nel fratello ansioso, nella zia, nella nonna, in chi per esso, okay? Cioè ci si trova in un qualche modo una certa familiarità, è la storia della mele e dell'albero, okay? Cioè se quell'albero fa mele, è chiaro che se cade una mela da qualche parte c'è un melo, e adesso senza voler semplificare troppo, però il concetto è quello lì, quindi, ma non perché da un melo non nascono necessariamente solo mele, per parlare dello psicologhese, ma perché è chiaro che io ho visto questa esperienza, ho vissuto questa storia e questa storia mi porta a interpretare il mondo in una certa direzione, in un certo modo. Questo modo poi è soggetto a tutta una serie di fattori di rischio, okay? I fattori di rischio possono essere delle esperienze che io ho vissuto, ad esempio, oppure possono essere delle letture che io ho dato alle esperienze che ho vissuto. Ad esempio, ho vissuto delle condizioni oggettivamente di ansia, ad esempio ho avuto un trauma, piuttosto che ho vissuto delle condizioni in cui sono stato esposto a situazioni che hanno suscitato in me, hanno generato in me ansia. Bene, in base al terreno, al sottosuolo in cui questo seme dell'ansia, quindi dell'esperienza ansiosa o traumatica, viene vissuto, allora può sviluppare o non sviluppare ovviamente delle reazioni che sono filo ansiose o ansiose, quindi poi con tutti la disfunzionalità o la patologia che l'ansia porta con sé. Diciamo che un dato interessante è che il rapporto uomo-donna è 1-2, ok? Cioè per ogni due donne che soffrono d'ansia c'è un uomo che soffre d'ansia, quindi è una patologia, una difficoltà prevalentemente femminile. Anche se poi sulle differenziazioni di genere, insomma, sono sempre molto scettico a riguardo, perché allora anche la maggioranza degli psicologi è donna, in realtà io sono la prova vivente che insomma, esistono delle eccezioni. Però c'è anche da dire che la domanda è: le donne sono più ansiose perché sono più ansiose o perché dicono di essere più ansiose o perché parlano di più dell'ansia, a differenza, ad esempio, degli uomini, o perché magari hanno una capacità verbale diversa nel riuscire magari a nominare un'emozione che provano anziché semplicemente, come dire, negarla, gestirla diversamente, parlare, insomma, quindi qui diciamo che queste differenziazioni sono difficili, Sono un sono po', difficili da ecco. fare, sì, però è altrettanto vero che se io devo fare una stima all'interno del mio studio di chi arriva, chi parla d'ansia, poi sono effettivamente le donne a chiedere più aiuto, okay, rispetto a questo tema, che poi ne soffrono più donne, più uomini, insomma, non lo so. Sicuramente le donne chiedono più aiuto nel trattare perlomeno i disturbi d'ansia, questo è vero comunque per la psicologia in generale, cioè l'accesso alla stanza di terapia è prevalentemente o comunque maggiormente femminile proprio perché c'è una competenza anche emotiva diversa. Ecco. Io penso, scusami Matteo se posso, io penso che in questo senso molte volte gli uomini siano anche un po' vittime dello stereotipo, no? Molto diffuso, per cui l'uomo deve sempre dimostrarsi. Sì, Matteo? Ok. siamo, quando dico siamo, mi riferisco alla categoria maschile, vittime della nostra forza, no? Cioè, nel senso, la condizione sociale di forza è anche ciò che poi impedisce la cura o il superamento della debolezza. Sono d'accordo, però dovremmo intervistare un sociologo più che uno psicologo al riguardo. Però sì, sono d'accordo con te. Quindi la distinzione uomo-donna è vero che però le donne chiedono più aiuto ed è vero che le donne arrivano ad una consapevolezza Questo è diversa. Se devo interessante. generalizzare, poi insomma, ovviamente ogni generalizzazione lascia il tempo che trova. Però il concetto è che le donne chiedono maggiormente aiuto su questo. Diciamo che rispetto al discorso che stavo facendo prima, il problema grosso dell'ansia è che proprio perché è estremamente soggettiva, è difficilmente comprensibile se non attraverso delle semplificazioni che però ottengono l'effetto inverso, cioè semplificare al punto da appiattire, stereotipare e quindi non permettono quella distinzione, no? Per cui allora l'ansia viene solitamente
come dire, bannata, cioè gestita con una certa superficialità nel dire sì, va bene, ma è tutto nella tua testa, sì, va bene, ma sei tu che ti fai i propri problemi, sì, va bene, ma se probabilmente vivi questa condizione perché non hai troppo altro a cui pensare. Quindi, una volta che sei rimasta da sola o rimasto da solo con i tuoi pensieri, questa è la conseguenza, non hai abbastanza da fare, no? In realtà, quello che poi vive una persona ansiosa è completamente diverso. C'è una bellissima metafora per cui adesso non ricordo mai chi fa le citazioni, ricordo solo le citazioni, però forse è meglio, perché se dicessi solo nome sarebbe inutile. Il concetto è, dice, l'ansia è come una sedia a dondolo, sei in continuo movimento ma non avanzi di un passo. No? C'è questa cosa ed è super rappresentativa Certo. della condizione d'ansia, proprio perché la persona è in una costante fatica, un costante movimento, non trova mai davvero tranquillità, rifugio, rasserenazione, però contemporaneamente visto da fuori, appunto, non ha nulla, quindi è tutto nella tua testa, quindi è tutta una cosa che stai vivendo esclusivamente tu, quindi non esiste. E invece è vero il contrario, cioè questa sensazione Certo. di moto costante, perpetuo e anche sterile genera ovviamente una difficoltà che poi deve trovare anche lo spazio per poter essere espressa. Certo.